Salve a tutti ragazzi, Sashiburi di SNE. Da quanto tempo? Precisamente 4 mesi, 20 giorni, 17 ore, 2 minuti e 69 secondi. Dovete sapere che da non più poco tempo sia io che Yuri siamo tornati da questo viaggio fatto tra Francia e Italia, talmente memorabile e rinvigorente che quasi quasi strappavo il biglietto di ritorno. Comunque, sapete benissimo che per viaggiare il passaporto è fondamentale e io poco prima di confermare l'acquisto dei biglietti ho notato che il mio fosse scaduto già da qualche mese. Perciò ho dovuto prendere appuntamento col consolato generale d'Italia di Osaka per rifarlo da zero. E minchia, sapete che esperienza indimenticabile. Sono proprio loro infatti che si occupano di gestire quelle pratiche burocratiche. Tutti quegli italiani che come me vivono in quell'area che va dal centro al sud del Giappone. Vi racconto un po' com'è andata, ma stavolta in uno stile un po' diverso dal solito, va bene? Ok, partiamo. L'aereo. Come non potete benissimo vedere da questa foto, siamo partiti in aereo perché Osaka dista più o meno 880 km da Kagoshima, che è all'incirca la distanza che c'è fra Milano e Bari. Una volta atterrati abbiamo fatto questa pausa al pit stop degli esseri umani, se mi passate l'analogia. E proprio vicino ai bagni c'era questo Mi Robot che partiva da questa piccola stazione con un suono assordante di sirena e ogni qualvolta che qualcuno entrava nel raggio d'azione dei suoi sensori, che era tipo 120 metri, si fermava e partiva questa voce robotica pre-registrava che ti invitava gentilmente a levarti dal cazzo. Rido se ripenso a quando scattavo la foto precedente perché subito dopo il bastardo è ripartito facendomi cagare addosso. Non male che c'erano i bagni vicini. Comunque, poco dopo, a spese di qualche mio dente, abbiamo scoperto perché la presenza di questo poliziotto metallico fosse effettivamente necessaria. Giriamo per la città e passiamo davanti al Namba Grand Kagetsu, che io personalmente ho scoperto solamente dopo essere uno dei teatri più grandi e famosi di intrattenimento qui in Giappone, dove si svolgono il Manzai, non il Banzai, stupidi, che è questa specie di versione giapponese dello stand-up comedy, però fatto col duo comico. Poi il Rakugo, che invece c'è il singolo comico seduto su questo cuscino sul palco che narra questa storia comica. E altro tipo di intrattenimento vario. Ma quante cose imparo nei miei video, oh, è a gratis. Ci imbattiamo poi casualmente in Tom Holland e Tobey Maguire unire le forze per proteggere la città dal wasabi nel sushi. Ed è proprio in quel momento che anche noi decidiamo di supportare questa giustissima causa andando a pranzare al ristorante italiano. Abbiamo mangiato bene, devo dire. La pizza era un po' bruciacchiata di sotto, però tutto sommato siamo usciti di lì allegri. Prendiamo la metro e arriviamo in hotel notando l'incredibile qualità di un Best Hotel of the Year 1945. Meno male che non sono giapponese e posso fare le battute sulla guerra. Riposiamo giusto giusto qualche oretta, poi decidiamo di uscire a passeggiare, giriamo lì in centro, ceniamo francese che come potete benissimo vedere dalla foto non si smentiscono mai quando si parla di rapporto qualità-quantità e non inferiscono il prezzo. E infine andiamo a comprare due cose da sgranocchiare la notte per poi ritornarci di nuovo in hotel. La mattina dopo abbiamo l'appuntamento al Consolato Generale d'Italia, che si trova al 17° piano di un palazzo chiamato Festival Hall. No, Festival Hall, sono troppo noiosi. Dalla targhetta sembra essere abbastanza rispettabile e prestigioso come ufficio, solo che di fatto non è neanche 15 metri quadrati. Comunque completiamo il tutto e finalmente ottengo il passaporto dopo un mese e mezzo dalla prima volta che li contattai. So che c'è stato il cambio di telecamera, questa potrebbe sembrare una battuta ma non lo è. A volte la realtà supera la fantasia. A un certo punto passa anche la signora degli Yakult giganti e decidiamo di acquistarne due, così senza porci troppe domande, che una bella botta di latticini probiotici non fa mai male, soprattutto quando ci aspettano camminate e spostamenti in treno per il volo di ritorno. Scattiamo letteralmente due foto a due statue, ma così a casaccio, ma perché non sia mai tornare a mani vuote sui social. E arriviamo in aereo, lasciamo lì il contenitore dello Yakult vuoto perché è tutto troppo pulito e poi mi sento male, non mi sento in Italia. Prendiamo l'aereo e ce ne torniamo a casuccio. Bene ragazzi, spero che questo nuovo stile di video che ho chiamato Quando sei a corto di materiale vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo, fra 6 mesi stavolta, di più forse, non so. Sayonara. Sto sonando come un porco.